La Schoolbox Canavesana cresce giovani, cresce ragazzi, cresce ragazze nel mondo della box, pugilato che è sport nobile e che serve a crescere non solo sotto il punto di vista fisico ma anche sotto il punto di vista mentale. Esempio di questa crescita è sicuramente Adele Vallero, che è qui con noi questa sera, categoria junior 50 kg, che arriva da un'esperienza importante in quel di Roma, dove ha sfidato la campionessa italiana. Adele, raccontaci di questa tua esperienza romana. Allora, è stata difficile, però mi è piaciuta, anche solo per il viaggio, anche i vari viaggi che ho fatto. Mi è piaciuto affrontare le varie avventure, anche se ho avuto ansia, però avere il supporto del mio allenatore, e molte volte ha creduto più lui che io e mi ha aiutato molto. È importante dimostrare anche appunto Adele che la box non è uno sport violento come in tanti immaginano, tant'è che sono tantissime le ragazze, e tu sei una di queste, che praticano la disciplina. Sì, molti pensano sia violento, però la box insegna soprattutto a non attaccare per primi ma solo autodifesa, quindi è tutto tranne che violenza. Tu sei molto giovane, la tua carriera è all'inizio ancora, hai già fatto dei passi importanti, hai già anche vissuto delle belle esperienze. Quali sono gli obiettivi che ti stai ponendo e che ti porrai più avanti? Io sto puntando ad andare più avanti possibile e appunto andare ai mondiali, agli europei. Tutto quello che mi aspetta spero di affrontarlo e che vada tutto per il meglio. Anche perché, cosa fondamentale, Adele, tu sei nel giro della nazionale, hai già vestito la maglia azzurra e immagino che un obiettivo sarà quello di vestirla di nuovo. Sì, abbiamo fatto anche altri stage, ce ne saranno altri e bisogna vedere. A livello maschile invece siamo con Damiano Vallelonga, categoria elite 67 kg, non possiamo definire un veterano perché è giovanissimo, però è un atleta che ha già più volte affrontato importanti match, lui infatti è anche campione regionale. Proprio in questi giorni tra l'altro arriva da un'importante esperienza internazionale, un viaggio in quel di Dublino dove ha vissuto appunto un'occasione per crescere ancora. Damiano, raccontaci questa esperienza e che cosa è servita? No, è servita tanto, abbiamo fatto sparring là, siamo stati 4 giorni e siamo finiti anche nella palestra della campionessa europea e anche olimpionica delle Olimpiadi di Tokyo 2020, e non è servita tanto. Damiano, quanto è importante appunto allenarsi, e oltre che in palestra a Rivarola, la palestra della School Box, quindi con il maestro Furlan, ma anche vivere queste esperienze a livello internazionale o nazionali, cosa può servire a un atleta della tua età e del tuo valore confrontarsi con atleti diversi? Serve tanto, perché impari cose nuove e sì, no, serve tanto. Altra cosa importante è appunto, tu hai già un curriculum di tutto rispetto per quanto riguarda la tua categoria, adesso affronterai altri eventi, quando salirai di nuovo sul ring e quali sono gli obiettivi della stagione? Salgo di nuovo il 5 a Susa e il 12 qua a Rivarola, e invece come obiettivo non lo so, per ora ci sono gli italiani Under 22 quest'estate. Quindi anche in questo caso cercare di fare meglio e puntare anche a una medaglia, se non addirittura alla corona. Esatto, sì. Sempre per la categoria elite, ma in questo caso i 60 kg, siamo con Andrea Damiani, anche lui come il collega Vallelonga è campione regionale, quindi un atleta che ha già vinto e che sa quanto sia importante farlo. Anche con Andrea facciamo due chiacchiere riguardo questa esperienza internazionale vissuta a Dublino. Andrea, appunto, raccontaci quanto è stato bello e importante riuscire a confrontarsi
con atleti che arrivano da un altro stato, ma soprattutto anche da un altro modo di allenarsi e lavorare. Allora, grazie innanzitutto per questa intervista. E sicuramente andare in giro per il mondo e relazionarsi con altri ragazzi che fanno questo sport è gratificante, ma soprattutto serve a noi sia a livello di sicurezza mentale, ma anche appunto per apprendere più cose in questo sport. Infatti molto importante per il pugilato appunto è la collaborazione. Abbiamo avuto la fortuna appunto di andare in una delle palestre molto importanti di Dublino, di fianco a Tallag siamo stati, dove appunto si allena la campionessa olimpionica del 2020, Kelly Harrington, e quindi siamo stati contenti e felici di allenarsi insieme a dei ragazzi così importanti anche della nazionale irlandese. Andrea, al di là di quello che è il discorso di allenamento importante, però è importante anche combattere perché serve a fare esperienza. Quali saranno le tue prossimi appuntamenti, quelli più vicini? Allora, i più vicini saranno il 5 marzo a Susa e il 12 marzo qua a Rivarolo Canavese. Invece per quanto riguarda il resto della carriera, la tua è appunto anche, come dicevo prima, per Vallelonga all'inizio, nel senso che già avete esperienza, ma è ancora lontano, è ancora lunga il percorso da completare. Quali sono gli obiettivi che ti poni e quanto ti sta dando la box? Beh, quanto mi stia dando la box non è mai abbastanza. Sicuramente sogno di passare un giorno professionista e salire i ring più importanti d'Italia e non solo.